Ciao, come va? Questa settimana facciamo il giro del mondo, perché io non gliela faccio più a sta chiuso dentro casa. Quindi si fanno le valigie e si parte. Mo' prendiamo un aereo che ci porta in Thailandia. Questo è un mezzo tipico di queste zone. Si chiama tuk-tuk ed è tipo un apecar rinforzato. Mi sono fatto portare dal tuk-tuk in questo luogo, che è un mercato, e regà, c'ha dei colori pazzeschi, guardate. Vi ho portati qui perché sta per succedere una vera e propria magia. Guardate. E loro tutto sto teatrino di aprire e chiudere le tende lo fanno più volte al giorno, ogni volta che deve passare il treno. Comunque adesso riprendiamo il tuk-tuk e andiamo in una delle vie centrali di Bangkok, perché questa sera vi porto a mangiare street food. Regà, i colori che ci sono in questa via di notte sono incredibili. E poi i profumi, praticamente dall'inizio della via a qui, cioè, sono passato dall'odore di maiale alla brace, all'odore di frittura di non so che cosa, e qui stanno cuocendo delle verdure dentro un pentolone, eh. Assurdo. Dalle vie di Bangkok è tutto, ho fatto abbastanza cinemello e adesso andiamo a dormire perché domani siamo in Galles e quindi passiamo a martedì, stiamo per decollare. Siamo arrivati in Galles, ecco, noi siamo qui, esattamente qui. Siamo arrivati alla prima tappa di oggi. Questa, alle mie spalle, è la casa più piccola dell'Inghilterra. Sono tipo due stanze attaccate una all'altra e adesso ovviamente c'entriamo. Beh, mi sento altissimo anch'io. Io penso di poter salire. Vediamo come Matteo prova si ammazza. Pazzesco, perché neanche un grand'angolo riesce a renderla grande. Seconda tappa di oggi, un castello. D'altronde qua in Galles è pieno di castelli, quindi che devi fa? Ah, ci sei tu! Andiamo, saliamo di più. Sicuramente i colori sono molto diversi da quelli che abbiamo visto ieri in Thailandia. Che bomba di viaggio, raga. Comunque sono le 5 e quindi è l'ora del tè. L'ora del tè? Oh, grazie Silvia. Mo' si dorme perché domani cambiamo di nuovo continente. Siete pronti? Ma che è sta musica? È stata una serata piuttosto particolare e quindi adesso basta. Buondì, oggi è mercoledì. Secondo aereo diretto in Africa. Questi ragazzini, questa
stanno a dai calci da 2 ore. Io sto a sbroccare, sto a sbavare, non la faccio più. Stavo a dormire, a un certo punto uno mi ha messo una mano a testa. Madonna mia, che umidità folle. Comunque sono venuto qui in Mozambico per farvi vedere una cosa in particolare. Un fiume. Mo ve spiego. Ti sta portando lì. Wow. Ti rendi conto di che cosa, che luogo assurdo stiamo vivendo? So normally when this flower come, it's because the water is sweet. All area people, community products rice. But you can produce rice when the water is sweet. When the water is salt, we can't produce the rice. When I was children, I learned to swimming here. Like these children, no? The risk to find the crocodile is be high now. Now, okay. Yeah, it's be high. Wow. So where this plant come from? Yeah, this is a good question. This is a good question. I don't know. Zio, non so da dove vengono queste piante. Ma sono un botto, zio, guarda quante sono. Più che altro la cosa allucinante, non so se anche per te è lo stesso, è osservare l'orizzonte e vedere che tutto il terreno si sta spostando. Ma noi siamo fermi. Zio, ma che posto è? Ma dove siamo finiti? Mi sto sentendo male. Ti vorrei insegnare un trucco davvero street photographer. Prego, dimmi. Allora, praticamente, poi tutti i fotografi, no, che vanno in giro con lo zaino, tutti imbardati, eccetera. Ma devi avere, secondo me, sempre, ma sempre, il 50 mm in tasca. Ma questo aiuta a tenere bene. È consigliato, è consigliato proprio. Che poi uno può pensare che attraversare il mondo solo per vedere un fiume sia un po' esagerato, però secondo me ne valeva la pena. Regà, è uno spettacolo assurdo, io continuo a guardare queste foglie che si muovono e dico ma che cazzo. Comunque è già ora di rimettersi in viaggio perché mo prendo un aereo e domani altra tappa, dai. Giovedì siamo in partenza per Filadelfia. So, welcome to Philly. E lì è tutto bello, tutti angoletti, tutti scorcetti, madonna, quanti vicoletti. Qua se ci stava coltello si sentiva male. Ma mi faccio investire. Sono un coglione. Ora, sembra che io stia andando a zonzo, ma non è così. Ho una meta. In pratica sto per beccarmi con Yakidale, prendere un treno e andare a Washington. Perché le voglio far vedere la Casa Bianca, regà. Così, a caso. Buon viaggio, ci vediamo a Washington. Questa è la Casa Bianca. E sì, è veramente bianca. Io preferisco il mio appartamentino con il mattoncino fuori giallo. Cioè, troppo bianca. Non te la godi, ti mette l'ansia. Mo se sporca, se graffia. Siamo davanti al memoriale. In questo punto del memoriale è tutto perfettamente simmetrico. Là dietro c'è il Campidoglio che è perfettamente impallato dall'obelisco. Tutto esatto. Sono un turista felice. Mio fratello Lincoln qua dietro. Vorrei proporre una statua di Adriano Santucci in questa stessa posa come Lincoln da mettere alla Slim Dogs. Ragazzi, inizio a essere un po' provato da questo viaggio, però va bene così perché domani ultima tappa. Domani si torna in Italia, più precisamente in Calabria. E quindi per l'ultima volta passiamo a... È venerdì e sono di nuovo su un mezzo di trasporto infernale!
siamo in questo punto pazzesco. C'è questo tramonto folle qua, bellissimo. Però è meno bello. Non lo so, secondo me ci conviene scendere in spiaggia e goderci lì il tramonto. Ragazzi, che bello! Quante volte in questi giorni io mi sono sognato questo tuffo nel mare. Wow! Questa settimana di viaggio non poteva che finire con un bellissimo tramonto sul mare e una birretta. Ora avete due modi per affrontare questo video: o chiamate la neuro e mi fate internare, oppure siete felici di aver viaggiato con me e una volta passata la gioia poi chiamate la neuro. Se fate parte del primo gruppo commentate con pronto la neuro, se invece fate parte del secondo gruppo condividete questo video con chiunque vogliate sia il vostro compagno di viaggio. A questo punto ci vediamo la prossima settimana. Ciao!